Gabriele Ciccarelli per un intervento in qualità di iscritto. Solo brevemente, per fare... ho ascoltato l'intervento di Valerio, ho notato qualcosa che non mi tornava. Dunque, Valerio, ti tiro un attimo in ballo, tu hai detto queste cose, dimmi di sì o dimmi di no, perché se non le hai dette io evito direttamente di fare un intervento e lascio la parola al prossimo iscritto a parlare. Hai detto che parte in causa, ha appoggiato Marino, ha appoggiato la candidatura di Marino a sindaco? Ho detto che non ha preso nessuna posizione nei confronti di Marino. Sì, allora bene, ricapitoliamo un attimo come andarono le cose. Marino è stato sostenuto da una parte dei radicali, in particolare dall'Associazione Radicali Roma, che ha inserito al suo interno, all'interno delle liste, della lista civica di Marino, non quella del PD, alcuni suoi militanti, uno dei quali è stato eletto. E una grossa parte dei radicali non hanno appoggiato apertamente Marino, anzi lo hanno contestato. Parte in causa non ha preso posizione nei confronti di Marino, ovviamente, ma ha sollecitato tutti i candidati, sindaci e consiglieri comunali e consiglieri municipali, ma forse consiglieri municipali no, anche consiglieri municipali, a firmare un appello, a prendere esplicitamente posizione su alcune importanti questioni animali che riguardavano il Comune di Roma e che riguardano tuttora il Comune di Roma. Le botticelle, circhi senza animali, tutte queste cose tra l'altro che abbiamo comunque intenzione di portare avanti indipendentemente dal fatto di avere una spola in consiglio comunale o di avere una spola come sindaco o meno. Io non capisco per quale ragione avremmo dovuto opporci apertamente alla candidatura di Marino quando, punto numero uno, il sindaco di Roma ha poteri molto molto limitati nei confronti della sperimentazione animale, che è materia soprattutto del Ministero della Salute, quindi un organo super partes. E punto numero due, Marino non si è schierato apertamente durante la campagna elettorale però a favore della vivisezione animale, della sperimentazione animale. Io non capisco questa politica del farsi sentire a tutti i costi anche quando è obiettivamente fuori luogo. La seconda cosa, tu hai detto che parte in causa non ha preso esplicitamente posizione nei confronti dell'associazione Coscioni. No, diciamo, non, se la ragione sociale, diciamo, in qualche modo, se la controparte sono due Coscioni, non mi sembra particolarmente efficace ancora la parte in causa. Ok, che parte in causa non sia ancora una controparte efficace. Lo ripeto al microfono per la radio, che l'associazione Coscioni non sia una controparte ancora efficace nei confronti. Che parte in causa, sì, ok. Ma guarda, forse. Ma per un complesso di inferiorità, però. Un presunto complesso di inferiorità, diciamo, perché ha paura di non essere politically correct, di essere confusa con gli animalisti estremisti, eccetera, eccetera, e non riesce ad avere una posizione autonoma, secondo me. Ma guarda, cerchiamo di procedere per interventi singoli, perché sennò abbiamo un dibattito in questo momento. Brevemente, Valeria, è una questione di metodo e non di merito, perché sul merito la nostra posizione credo che l'abbiamo espressa in più occasioni, l'ha espressa Maria Giovanni in numerose note e articoli che hanno riguardato l'associazione Coscioni, che hanno avuto come interlocutori ideali i membri dell'associazione Coscioni, in particolare i dirigenti. L'abbiamo espressa anche durante il caso famoso di Garattini, in occasione di quel caso lì, che io non ricordo esattamente, solo che lì contestammo non il merito ma il metodo. Il metodo, accidenti, tu vai a provare a chiedere a un comune sconosciuto della Liguria di non far parlare, non me ne voglia Sarzana, di non far parlare Garattini a un festival che non parlava di vivisezione, tra i cui argomenti non aveva la vivisezione, solo perché Garattini è in qualche modo l'emblema del portavoce dei vivisezionisti. Mi sembra una strozzata. Perché non è contestare il merito lì, lì è entrare a gamba tesa, nemmeno all'interno del dibattito della sperimentazione animale, ma in un dibattito in cui la sperimentazione animale non c'entrava nulla. Questo è quello che devo dire. Comunque, se vuoi puoi replicare, ovviamente.
Ringraziamo Gabriele Ceccarelli. Ora abbiamo tra gli iscritti a parlare Cianci, che è il segretario di Radicali Ecologisti e nostro iscritto. Buongiorno, vorrei tornare. Sono Cianci Fabrizio, felicemente iscritto a parte in causa e uno dei soci fondatori, tra cui figura anche Maria Giovanna, è di questa associazione ancora più giovane di parte in causa, nata l'8 marzo scorso, che si chiama appunto Radicali Ecologisti. Voglio tornare ai contenuti di Maria Giovanna perché penso che uno dei motivi, anzi penso quello dirimente che mi ha portato ad iscrivermi a parte in causa sia stato sostanzialmente questo. Io sono molto contento dell'iniziativa che è stata presa un anno fa con la Costituzione parte in causa in occasione dello scorso congresso di Radicali Italiani, perché è bello che questa Costituzione avvenga anche in una fase storica particolare. Vediamo tutti i giorni con i nostri occhi che è in atto un cambio di paradigma. E la Costituzione di parte in causa penso che sia molto preziosa perché può accompagnare a un aggiornamento insomma, del Partito Radicale e comunque in generale tutte le realtà ecologiste operanti nell'ambito politico penso possano farlo per rendere la nostra politica un po' più contemporanea. Penso che rispetto anche al discorso dei collegamenti tra antispecismo ed ecologia, molto difficilmente riesco, visione personale naturalmente, a scindere lo sfruttamento animale dallo sfruttamento umano. E in questo a me pesa molto lo sfruttamento di quella che è la nostra unica casa, che è il pianeta Terra. Anche con parte in causa, ma in particolare con proprio la Costituzione Radicale Ecologisti, ha voluto sottolineare il diritto alla biodiversità. Quando noi parliamo di sfruttamento animale, umano e ambientale, chiaramente facciamo un focus su quello che è il carattere violento del nostro sistema produttivo, ma anche istituzionale. E questo va necessariamente cambiato, perché la fine del paradigma coincide con la crisi di questi livelli economici ed istituzionali. Quindi penso che, nonostante le critiche, insomma, effettivamente ci stanno, insomma, perché è anche difficile operare nei partiti in generale, nei movimenti in generale, nel Partito Radicale in generale, insomma, quindi è un'epoca un po' confusa questa. Penso che sia nato, insomma, un'idea che piano piano sta cercando di portare un valore aggiunto all'interno dell'area radicale, ma questo è anche vero all'esterno, cioè nel senso che ci sono tanti tipi di ecologisti, ci sono tanti tipi di animalisti, ci sono tanti tipi di antispecisti e va bene così. Quello che noi radicali, io la mia prima tessera l'ho presa nel 91, oggi ho 36 anni, mi farvi i conti, è questo: noi dovremmo tentare di costruire delle modalità sia nel merito che nel metodo per poter creare nuove sintesi, perché io quello che vedo e che mi spaventa tantissimo è la costruzione di tanti ghetti e questo invece è un male, perché va benissimo la diversità, ma il bello dell'ecologia nel suo senso più ampio del termine è l'apertura. Invece io noto che in questa epoca storica, appunto, di crisi, che è una crisi eminentemente culturale, vedo un moltiplicarsi di strutture chiuse. Questo è vero anche in ambiti più tecnici, insomma scientifici, insomma non solo negli ambiti culturali riferibili alle nostre azioni sia civili che politiche. E quindi un po' di laicità non basterebbe, un po' di libertarismo non basterebbe, perché poi noi fondamentalmente pensiamo a queste lotte come una liberazione dell'ecosistema, quindi qua includiamo tutto, da delle logiche repressive. Quindi penso che ci sia
molto di cui ragionare, e parte in causa è, a parte della Liga degli Ecologisti ovviamente, è l'unica associazione radicale alla quale io sono iscritto, perché appunto condivido molto e apprezzo moltissimo questo tentativo di portare un valore aggiunto per una crescita che sia anche civile dell'Italia. Quindi mi piace molto questo discorso che va un po' oltre il tradizionale animalismo. Quindi poi penso che ci sarà occasione di approfondire alcuni temi, spero non aver sforato i 10 minuti. Vi ringrazio a tutti, e questo è un modo anche per presentarmi, sono persone che ancora non le conosco molto bene, sono molto contento e onorato di fare la vostra conoscenza. Grazie. Grazie Panci. Ora la parola in qualità di scritta a Maria Giovanna Devera. Grazie. Volevo avvertire che non c'è più banda. Come mai? Comunque sta registrando, però c'è più banda. Sì. Allora chiedo a un compagno volenteroso di prendere contatto con la struttura, perché c'è un problema con la connessione internet. Vi ringrazio, la parola a Maria Giovanna. Sì, io volevo solo dire brevemente due parole di replica all'intervento di Valerio, come potrai immaginare, perché alcune cose che ha detto hanno stupito anche me in effetti. Allora, sul primo punto in cui Valerio sollevava l'opportunità strategica che a livello di direttivo vi sia aderenza al veganismo, io sinceramente, con mia opinione personale, sono abbastanza d'accordo, ma io questo l'ho sempre detto. Fatti Casa non ha un direttivo, nel senso non ha un organo collegiale, i rappresentanti dell'associazione sono le cariche, appunto, tesoriere, presidente, segretario e presidente onorario in caso. E ho sempre ritenuto sì che sia auspicabile che le cariche, in quanto rappresentative dell'associazione, abbiano una responsabilità in più e quindi in questo senso abbiano la responsabilità di essere operati. Quindi nulla questo su questo aspetto. Io credo che però, se devo essere sincera, al di là parte del dissenso su qualche causa non riguardasse solo questo aspetto, ma riguardasse un po' la rottura di un dogma, che è un po' il dogma appunto che vuole che un antispecista attivista sia per forza di cose vegano. Io vorrei anche sottolineare che appunto bisogna anche tenere presente la distinzione tra singolo iscritto e attivista, non è detto che l'iscritto sia per forza di cose attivista. Un'altra osservazione di Valerio riguardava la necessità, forse per sganciarsi, tu dici, dall'influenza di radicali italiani, di prendere posizioni su questioni politiche che esulino dalla questione animale. Il fatto è che parte in causa è un'associazione tematica, cioè è un'associazione tematica che ha determinati obiettivi statutari, al suo interno ospita diverse anime che possono avere su questioni che esulano da una questione strettamente antispecista opinioni differenti, ed è così perché appunto ho potuto constatarlo. E naturalmente questo non significa naturalmente compartimentalizzare i problemi, ovviamente, al contrario. Però quello che dici tu può e anzi dovrebbe essere, a mio avviso, materia di dibattito interno all'associazione, non solo dentro l'associazione naturalmente, ma anche con altri soggetti della Galassia Radicale. Però appunto parte in causa come sua natura è un'associazione appunto tematica, cioè non un'associazione politica tutto tondo. Veniamo al punto dell'associazione Luca Coscioni. Francamente sono rimasta sorpresa a sentire accuse velate di scarso coraggio, di forse una sorta di strisciante opportunismo nel considerare appunto sconsigliabile andare a uno scontro frontale con l'associazione Coscioni. Mi stupisce anche perché francamente non mi sembra di essermi risparmiata anche pubblicamente sul fronte della critica a certe posizioni dell'associazione Luca Coscioni, in particolare a certe posizioni prese dalla presidente onorario, soprattutto le motivazioni spesso pretestuose e risibili che porta avanti per difendere la libertà di ricerca scientifica. Quindi detta in termini molto chiari, io non ho paura di niente e di nessuno.
non aspiro a nessuna poltrona, non aspiro ad entrare in nessun salotto buono di Torre Argentina. Se ho iniziato per la prima volta in vita mia a fare attivismo politico a 40 anni suonati è solo perché credo fortemente nella causa diciamo dell'antispecismo, e quindi non ho personalmente alcun problema a scontrarmi frontalmente con qualsiasi esponente dell'associazione Cochon. Il punto è un altro, che era quello che citava anche il tesoriere. Io nella vicenda Garattini, tu mi hai detto, hai difeso forse per una questione di politically correct la libertà d'espressione dell'associazione Coscioni. No, io ho difeso la libertà d'espressione di Silvio Garattini, quindi ancora peggio se vogliamo, perché ritenevo fosse un'iniziativa sbagliata in sé e del tutto controproducente ai fini appunto di portare diciamo, il dibattito sulla vivisezione a un livello appunto di attenzione pubblica. Quindi io lì sono intervenuta per criticare l'iniziativa di richiesta di censura diciamo a Silvio Garattini, con le dichiarazioni che sono più o meno le stesse che ha esposto prima il tesoriere. Non sono stata l'unica nel panorama antispecista a farlo, e però tengo a ribadire che innanzitutto nel mio articolo in cui prendevo posizione contro questa iniziativa ho anche, mi sembra, detto qualcosina in particolare su come questa iniziativa balorda e sbagliata è stata strumentalizzata in maniera al solito vergognosa dalla ex deputata che appunto si è scagliata, ne ha approfittato per scagliarsi contro i soliti animalisti esercitati. Più in generale, e mi riallaccio anche al discorso su Marino, io personalmente ho ritenuto fosse controproducente andare contro la candidatura Marino in modi, diciamo, chiamiamoli urlati, non voglio dire violenti perché non c'è stata nessuna violenza, insomma, però ecco, con un certo modo di fare attivismo animalista che personalmente ritengo controproducente, dicevo, quindi non ho ritenuto poco opportuno farlo per gli stessi motivi per cui ho ritenuto sbagliata l'iniziativa di censura a Garattini. Quindi si è trattata per me di una questione di metodo che per me è fondamentale e non di merito. Noi non abbiamo, credo, nessun complesso di inferiorità nei confronti delle associazioni Coscioni. Certo, siamo più piccoli, siamo più poveri, siamo appena nati, non abbiamo nessuna pretesa di poter, come dire, contare all'interno della classe radicale tanto quanto contano loro, ma abbiamo tutta l'intenzione di provare a crescere e di provare a combattere le loro posizioni, che tra l'altro, come ho fatto notare nel mio articolo recente, non sono nemmeno così granitiche come sembra, perché anche all'interno dell'associazione Coscioni qualche barlume di posizione critica ogni tanto si trova. Ecco. Quindi nessuna, per chiudere, posso dire che nessuna paura da parte mia, nessun opportunismo, nessuna necessità di così soggiacere a qualche logica del politically correct all'interno dei, per i miei rapporti con il mondo radicale. Ho finito. Allora, invito compagni e iscriversi a parlare al dibattito generale. Al momento qui risultano pervenute tre mozioni, due particolari se ben ricordo, una mozione generale. Al momento non ci sono altri compagni iscritti. Siamo in realtà abbastanza in anticipo su tutti i tempi sostanzialmente che avevamo inizialmente prestabilito, per cui io direi di anticipare a questo punto e di iniziare il dibattito e la votazione sui documenti depositati. Rinnovo, qualora ci potessero essere appunto iscrizioni a parlare, rinnovo l'invito a depositare delle mozioni se ne avete, ma mi pare di capire che il lavoro grosso modo è stato tutto svolto, per cui iniziamo il dibattito e appunto votazione sui documenti depositati. Invito, qual è il termine per il deposito? 17:30. Termine per il deposito 17:30. Okay. Termine per il deposito 17:30, termine per l'iscrizione, per la registrazione al congresso ore 17:00, quindi tra 5 minuti.
Chiamerei allora ad illustrare il contenuto della mozione uno dei presentatori. Parti dalla mozione generale. Partiamo dalla... Sì, siamo dalle particolari, è una presidenza un po' titubante, io me ne scuso di questo, ma non ho pregresse esperienze da questo punto di vista. Allora, iniziamo dalle mozioni particolari. Possiamo iniziare dalla mozione primo firmatario Fabrizio Cianci. Allora, do lettura della mozione. Iniziative volte al rilancio della campagna di abolizione dell'attività venatoria sul territorio nazionale. È arrivata. Visto l'articolo 42, comma... visto l'articolo 42, comma secondo, Costituzione della Repubblica Italiana, dove si legge la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, con la missione di pervenire ai seguenti obiettivi strategici: l'abolizione dell'articolo 842 del Codice Civile, l'esclusione delle associazioni venatorie dalla ripartizione dei fondi del 5 per 1000, la semplificazione e l'automatizzazione delle procedure risarcitorie in favore degli agricoltori che non desiderano ospitare attività venatorie nei propri fondi, di cui l'articolo 15,1 della legge 157 del 92. Fatto presente che è stato aperto un dibattito che mira a una cooperazione e federazione tra due associazioni radicali parti in causa e radicali ecologisti, che nel corso del meeting dell'associazione radicali ecologisti è stata approvata all'unanimità una mozione di rilancio delle iniziative tese all'abolizione dell'attività venatoria sul territorio italiano, l'assemblea degli iscritti di parti in causa riunita a Roma sabato 18 ottobre delibera la costituzione entro 90 giorni di un gruppo di lavoro congiunto tra le associazioni sopracitate, finalizzata allo studio e alla predisposizione di tutte le iniziative tese a rilanciare una campagna di abolizione della caccia sul territorio italiano. Questo è il testo della mozione particolare a prima firma Fabrizio Cianci. Io do la parola a Fabrizio Cianci per l'illustrazione della mozione, invitando, se vi sono dei pareri iscritti che intendono esprimere un parere contrario, a farlo presente alla Presidenza. Dunque, questa mozione, come dice molto chiaramente il testo, punta a rilanciare delle iniziative, quindi parliamo al plurale, ok? Quindi non è una mozione dove vengono fissati degli obiettivi specifici a livello strumentale, cioè un referendum piuttosto che una proposta di legge, piuttosto che una petizione, ma ci si vuole dare la possibilità di studiare un percorso di medio termine, perché chiaramente il tema è talmente enorme, il Capo Consiglio ha giustamente fatto notare quanto sia costato tentare di abolire la caccia in Italia, e quindi vari tentativi referendari e così via. Quindi, parlando al plurale di iniziative, l'idea è quella di partire da una proposta operativa, cioè quella di avere un luogo di studio, discussione, elaborazione, un luogo anche creativo, per rilanciare appunto una campagna a medio termine su questa tematica. Ne parlo in generale perché sicuramente l'approccio dovrebbe essere quello intanto di recuperare un gap, nel senso non si parla di questo tema in maniera diffusa da molto, quindi è un tema sul quale storicamente gli italiani sono piuttosto favorevoli. Bisogna però, dal mio punto di vista, aggiornarlo anche a delle criticità che sono venute a svilupparsi negli ultimi anni, nel senso che tutti gli studi sul paesaggio italiano indicano una progressiva riduzione di biodiversità, e la caccia incide ovviamente. C'è chiaramente il discorso giuridico già percorso dalle associazioni anticaccia, dall'AC e così via. C'è un discorso anche prettamente di sicurezza. La caccia ogni anno fa morti e feriti. È una campagna che deve abbracciare delle complessità per essere vincente dal mio punto di vista. Quindi l'idea è questa, di avere una campagna che sia un percorso che poi appunto che sia aperto soprattutto alla cooperazione anche con altre soggettività, che parta dal presupposto di informare, perché il primo passo dovrebbe essere sempre quello. Secondo,
cominciare a fare delle campagne di comunicazione, monitorare, avere dei numeri certi, perché in alcuni casi non sempre ci sono. Bisogna sicuramente fare un discorso su, fare un bilancio, insomma, per quanto possibile, su i gravami ambientali sul paesaggio italiano, magari prendendo anche delle realtà campione, perché chiaramente non possiamo prendere in esame tutti gli 8.000 passaparola italiani, però per esempio potrebbe essere interessante far vedere come l'attività venatoria stia incidendo profondamente da un punto di vista biologico sul territorio italiano, anche sulle attività, tra virgolette, sulle aree, tra virgolette, protette. Noi, come sapete, con la riforma del titolo V, le regioni hanno in parte una potestà regolamentare, legislativa sulla tematica. Ci sono alcune regioni che hanno cominciato a emanare leggi regionali che minano la base stessa del concetto di area protetta, di parco regionale. Un caso su tutti è il Veneto. Quindi allora, la mozione sostanzialmente non vuole essere vincolante, si fanno dei suggerimenti, c'è un riferimento alla Carta Costituzionale, evidentemente, al Codice Civile, eccetera, ma non si escludono altre cose. Quindi si propone sostanzialmente questo luogo di studio ed elaborazione per riattivare un percorso che possa portare a una definitiva abolizione dell'attività venatoria in Italia, io penso nell'arco dei prossimi 2-3 anni. Non credo che sia sostenibile proporre una cosa, come dire, più breve, cioè, anzi 2-3 anni sarebbe già una grande cosa. Penso di aver detto tutto. Qua si raccomanda, diciamo, questo entro 90 giorni, perché comunque qua nella mozione c'è scritto, c'è questo riferimento al meeting che i radicali ecologisti hanno fatto il 29 settembre scorso. Questa mozione è stata accolta, quindi c'è anche una forte declinazione paesistica nella mozione recepita nell'altro congresso, e sarebbe per esempio molto interessante che questa tematica, ma anche qualche altra, potesse diventare una prima fucina, insomma, di collaborazione, in maniera tale da poter lavorare su anche aspetti complementari su questo tema. Ringraziamo il compagno Fabrizio Cianci. Ci sono iscritti a parlare a favore, contro? No, nessuno. Allora vorrei prendere la parola io su questo punto per dichiarare la mia astensione. Un'astensione che voglio motivare in questo senso, nel senso che io credo che sia opportuno riflettere sulla questione, appunto, del consumo carne in una prospettiva estremamente lunga. La caccia è una cosa ovviamente drammatica per tutte i fattori che Fabrizio ha enucleato. Come possiamo muoverci concretamente per ridurre, come dicevo prima nel mio intervento, la veramente quota di sofferenza enorme che il consumo carne comporta? Quello che più mi brucia di rabbia, e credo gridi scandalo al cospetto delle nostre coscienze, sia lo sfruttamento seriale, industriale, drammaticamente ripetitivo dell'utilizzo degli animali a fini di reddito. Io personalmente ritengo prioritario questa prospettiva rispetto alla questione caccia. Ripeto, è un punto di vista molto personale, io ritengo, forse per, ripeto, scarsa sensibilità, ma ritengo che di tutte le possibili modalità di uccisione, di sfruttamento dell'animale umano sull'animale non umano, quello della caccia sia, nella sua intrinseca drammaticità, che nessuno vuole negare, forse paradossalmente, in una prospettiva di vita dell'animale, il meno invasivo.
Per cui, stante le limitate, non solo le nostre limitate forze, ma stante anche la difficoltà di incidere nella coscienza degli utenti il prodotto carne, quindi della mamma che va a comprare la fettina per il bambino, a cui quindi bisogna spiegare che non è necessario il consumo carneo, ebbene io credo che sia in questo contesto debba, almeno a mio modesto avviso, essere prioritario incidere lì, proprio sulla mostruosa serialità dell'uccisione dell'animale, dopo aver vissuto una vita tremenda, finalizzata solo ed esclusivamente alla riproduzione di se stesso come fattore, come oggetto di sfruttamento. Ebbene, quindi, stante appunto la limitatezza delle forze, stante il fatto che come dire, coprire di cose e di argomentazioni il nostro interlocutore presenta un rischio, nel senso che come dire, gli si dice che non deve fare tante cose, ma forse come dire, in una politica dei passi graduali. Ecco, battaglia nobilissima, naturalmente quella del divieto della caccia. In una mia prospettiva, forse non prioritaria, rispetto alla necessità di far capire a colui che consuma carne che è forse molto peggio comprarla già fatta, vederla così asetticamente, piuttosto che vivere l'uccisione dell'animale, che può essere, ed è stato molte volte, anche forse nella storia di alcuni di noi, un momento in cui interrogarsi e dire no, io non voglio che il sangue coli sulle mie mani e di conseguenza non mi voglio anche nutrire degli animali uccisi in qualunque modo. Per cui su questo punto, in base alle motivazioni che vi ho enunciato, anticipo la mia astensione. Grazie.